Ok ragazzuoli, andiamo avanti, facciamo il livello 5. In questo momento in cui sto registrando questa parte ho già caricato la prima parte di gameplay. Devo dire che il feedback è stato piuttosto positivo. Ah, bello questo livello, fantastico. Farà sicuramente girare il cazzo perché non mi sembra niente di così facile da fare. Sono alcuni pezzi in cui devo stare particolarmente attento a non cadere di sotto, perché la bastardaggine di questi livelli è sempre dietro mano. Dicevo, devo dire che il feedback iniziale è stato abbastanza positivo, spero che in molti lo seguiranno, anche se mi rendo conto che un gameplay del genere, per quanto a me no, secondo me sia valido, magari non dico che sono io che lo faccio bene, ma come gioco in sé vale, non è minimamente paragonabile a Battlefield 3 o quant'altro, quindi mi rendo conto che effettivamente seguirlo potrebbe essere difficile per molte persone. Cazzo, devo... No, devo andare qua. Ok. Che ce l'ho fatta. Ecco, per questi pezzi qua che dicevo che è abbastanza schifo questo livello qui, non per altro. Queste musiche sono qualcosa di mitico. Io non riesco a giocare a questo gioco senza canticchiare le musiche. Non so se è un limite mio o se è una bella cosa. Non ne ho la più pallida idea. Ok, non andiamo troppo avanti, che magari c'è qualcosa che mi fa rimpiangere di essere andato troppo oltre, quindi andiamo con calma. Questo livello qui non deve essere troppo lungo, il problema è che bisogna stare dietro alla velocità del livello che si muove, quindi non si può andare come si vuole. Paura. Ah, un bel checkpoint, così almeno... Anche se dovessimo cadere qua, non ci sono problemi. Ok, allora qui... Oh, tutte rosse, è la miseria. Ma qua non c'è niente. Quante ne ho monete rosse? Ancora 8 ne devo prendere, voglio. Una è qua. Si vedono, le monete rosse si riconoscono perché sono... Si vede la differenza di colore. Sono leggermente più... No, è caduto una del vuoto. Sono leggermente più scure. E quindi si riconosce, tipo questa qua centrale, se vedete, è più scura. Ok, ora cerchiamo di non farci colpire perché ho ottenuto tutte le 30 stelle fiori che mi servivano. Ok. E se non sbaglio dovrebbero essere tutte qua le altre monete che rimangono. Ok. Dovrebbero essere queste. 4 5, perfetto, ho preso tutto. Ma fa chi è? Impazzito. Ok. Dammi un bonus challenge. Yeah. Poi cerchiamo di raccumulare un po' di vite che tornano sempre utili, soprattutto più avanti. Ok, anche quinto livello 100%. Ma sempre lo stesso coso mi fa fare. Questo qual è? Ah no, stavolta è diverso. Ah sì, bene, bene. Qua posso, colpendo questi riquadri, bisogna sperare che ci sia qualcosa di utile dietro. Posso colpirne quanti ne voglio, nel momento in cui decido di ritirarmi lo posso fare, ma ho paura che... Ecco, conviene ritirarmi adesso, perché se colpisco tipo un riquadro dietro c'è un nemico, sono fottuto, quindi conviene ritirarsi ora finché si può. Yes, con exit. Meglio così, meglio poco ma buono, perché ci sono ancora altri riquadri con degli oggetti da raccogliere, però è sempre meglio non rischiare. Ora, se non ricordo male, io questo livello qui non mi ricordo più se è quello dove sono le spore allucinogene, forse è questo. Shy Guys on Stilts. No, forse non è questo. No, non ancora. Perché c'è un livello, o almeno ci sono un paio di livelli che ho provato già a giocare. Vaffanculo. Vabbè, qua non è un gran dramma, tanto ero all'inizio. Che ho provato a giocare all'inizio e mi sono reso conto che emulandoli danno dei problemi. Nel senso che trema, c'è la telecamera un po' ballerina. Ora io questo non so
perché poi ho cambiato ROM, quindi non so se mi dà lo stesso problema anche con questa. Spero di no, perché era una rottura di cazzo. Ma questa devo sparare perché mi servono queste ROM qua. Ok. Ecco, quella lì mi darà una moneta rossa colpendo il nemico, quindi la devo utilizzare per forza. E questa invece mi dà dei fiori di stella. Ok, perfetto. Ok, andiamo avanti. Pam, culata. Il pezzo al buio, proprio bello questo. E vaffanculo. Tutto che il buio non è che aiuta. Vabbè. Ok, prendiamo un po' di uova. Perfetto. Ok, qua c'è un fiore. Però devo andare qua perché sennò non ci arrivo. Ok, qua. Cosa c'è qui? Niente. Ok, è finita. Bisogna stare attenti a raccogliere tutto perché sennò io ho la mania di andare un po' veloce, no? Solo che poi se mi fotto l'opportunità di prendere tutto, poi attacco. Là. Ah, uno lo mangiamo e uno lo spariamo qua. Ok, boh, adesso non mi serve. Che se qua c'è una moneta rossa, magari no, non c'è. È qua però, benissimo. Una qui. Qua c'è un cazzo, va bene. Oh, un bel interruttore, un tubo segreto, cioè, bellissimo. Quasi ci trasformiamo in escavatore. Devo stare attento a prendere tutte le monete rosse subito, perché se non lo faccio subito, magari rischio di non poterlo più fare dopo. Comunque, una è questa qua, che si vede. Dovrebbero essercene solo due, se non sbaglio. Una è questa qua, e basta. Mi sembra che siano tutte qua. Sì, sono tutte qua. Wow. Quanti ne abbiamo? Dobbiamo prendere ancora 8. Ogni volta che guardo me ne mancano sempre 8. Potrei anche non chiedermelo più. Ok, allora. Ecco, saltando in testa a un nemico si ottiene questo salto extra che spesso torna utile. Ok. Boom, culata. Ok, tu muori laggiù in fondo. Ok, qui. Perfetto. Ora, cosa dobbiamo fare qua? Come siamo attenti a non farci ammazzare da questi? Su questi sono bastardi, eh. Ok. Preso tutto? Yeah! Allora, mi raccomando, fatti colpire adesso alla fine, così almeno. No. È andata bene. Ah. No, devo fare. Vaffanculo. Ah, è esploso lo stesso. No, me l'ha dato lo stesso la vita. Era un palloncino che doveva esplodere per darmi una vita. Oh, bonus challenge. Perfetto, facciamo ancora il bonus challenge e poi stacchiamo. Cerco di tenere sempre due livelli per ogni parte, così rimane anche guardabile. Perfetto. E forse il livello quello con le spore allucinogene deve essere quello dopo, se non sbaglio. Comunque. Ancora. Ah, sempre quello da grattare, quello in cui sono fortunato io, no? Devi prendere un po' di facce di Mario. Minchia, ma che palle, ma che culo! Ma va a cagare. È pazzesco, cioè, ma c'è il 50% di possibilità. Ma non è chiappunato, guarda. Ah, una vita, minchia, ci siamo sprecati, Secondo me le fa un po' a caso, non sono prestabiliti questi riquadri. Quando io ho grato, lì fa uscire un nemico, voilà.
Ok, anche questo è il 100%. Dalla prossima parte facciamo livello 7 e il boss finale. Forse anche il livello extra, che se prendiamo tutti, diciamo, tutti i collezionabili di tutti i livelli ci sblocca il livello extra. Vediamo se saremo così bravi e fortunati. Quindi per ora è tutto e ci vediamo alla prossima parte. Ciao ciao!